Ciao a tutte, nuovo video tag. Oggi vi voglio fare il What's in My Bag. È uno dei video tag in assoluto che io ho guardato maggiormente negli ultimi anni, compreso l'home tour che voglio fare, ma lo farò più avanti quando ho un attimo di tempo, perché voglio cambiare delle cose in casa, quindi aspetto a farlo. Allora, questa è una borsa della Carpisa, io l'avevo presa 2 anni fa con i saldi e mi serviva che fosse grande, perché come vedete è piena. Questa prevederebbe di avere anche la tracolla, però essendo troppo pesante con la tracolla mi fa male la schiena, quindi non la metto. Premetto che questa è la borsa che uso normalmente tutti i giorni, perché io comunque per lavoro sto via dalla mattina alla sera, quindi mi serve ad avere con me queste cose. Dopo vi mostro solo che tipo di borsa uso quando comunque vado via nel tempo libero. Allora, iniziamo. L'unica cosa che non vi faccio vedere è il telefono, perché ci sto registrando il video. Allora, il telefono lo tengo sempre nella taschina laterale e in questa di solito, che è quella che praticamente ha attaccato a un braccialetto di Hello Kitty. Qua ci tengo dentro il telefono e logicamente non lo potete vedere. Questa è la tasca dove tengo dentro le chiavi del lavoro, che mi serve sempre ad averla con me, appunto perché è la borsa che uso quotidianamente. Poi iniziamo. Chiavi della macchina, notate, piccolo peluche. Chiavi di casa, Luna, questa qua l'avevo presa al Mantova Comics, semplicemente le chiavi di casa. Poi iniziamo. Allora, l'agenda, premetto che non la porto sempre dietro, ve l'ho già detto diverse volte, la porto dietro quando so che mi serve, ma quando l'agenda esce di casa, logicamente avendo la borsa piena, la tengo dentro in questi sacchettini. Questi, la mia diciamo che è una personal, però è leggermente più grande come misura di quelle normali, perché le Webster sono un attimino più grandi, tipo delle Filofax, però comunque qua dentro non mi si rovina, è molto carino. È del Little Twin Star, ne ho due, ossia questo, che è quello nella versione Tiffany, e poi ne ho uno azzurro con su Totoro, però logicamente io adoro il rosa, quindi preferisco usare questo. E quando l'agenda viene con me, questo viene con noi. Poi non può mancare l'astuccio, quindi abbiamo Hello Kitty, sempre rosa. Io nell'astuccio ci tengo varie penne, l'evidenziatore, penne va con colori vari, quindi in teoria avevo anche la Frixion nera, ma la devo avere persa in giro. Questo è l'inchiostro blu, ci sono delle penne glitter, questo è un mini, ho dentro diversi tipi di fermagli che mi sono sempre utili. Questi sono dei bigliettini piccolissimi così, che io alcuni li tengo anche in agenda, li buco già e li tengo in agenda in modo che li posso mettere nella pagina. E dopo tengo anche questa specie di notes, però era molto carino, l'avevo preso su AliExpress. Alle pagine colorato lo tengo sempre dietro, perché se devo prendere uno qualche appunto al volo, l'avevo pagato pochissimo l'anno scorso ed è comodo. E basta, tengo dentro solo le cose che mi possono servire, giusto se devo prendere delle note veloci. Poi immancabile la bottiglietta d'acqua, perché io bevo tantissimo e quindi bevo almeno 4-5 litri d'acqua al giorno, in estate non ne parliamo, quindi l'acqua. Fazzoletti tantissimi, perché poi io ho l'allergia, in questo periodo sono allergica ai pollini e tutto quello che può essere allergico, quindi sempre con me. Poi passiamo a un'altra pochettina, queste qua sono di Carpisa, sempre erano quelle della colazione dell'anno scorso, le avevo prese con i saldi, costavano pochissimo, sono sempre comode, quindi le ho prese. Qua tengo dentro il filo e tengo dentro i vari power bank. Questo è quello grande che mi fa quasi 3 ricariche, e questi erano quelli che avevo preso per il mio vecchio telefono, perché questo qua era giusto per una ricarica, perché è un 2008 se non mi sbaglio, invece il mio telefono deve essere un 3006 di batteria. Ne ho due, comunque li tengo perché sono comodissimi. Il filo, e io tengo quello originale della Samsung, il mio telefono è, io ho il Galaxy Note, è quello che ha il doppio attacco, che io posso usare sia il mini USB che questo tipo di formato qua doppio. Questo qua è comodissimo perché trasmette i dati molto velocemente, infatti i video li passo al PC velocemente, però io ho provato a comprarne anche dei cinesi, con uno mi ero trovata bene per qualche mese, dopo all'improvviso mi ha lasciato piedi senza caricabatterie, anche se ho comunque quello in macchina attaccato alla presa che sarebbe dell'accendisigari. Cioè, che la mia macchina non ha in dotazione l'accendisigari perché era già vietato tenerlo, però ha lo spinotto per metterli dentro.
E quindi questa è la borsa dove tengo i batteri, le batterie, quelle portatili. Questa invece è quella dove tengo le medicine, altri fazzolettini, tengo il gel, quello per disinfettare le mani, perché non si sa mai dove vai, cosa tocchi. E tengo sempre dentro una crema mani, adesso dentro questa della Caudalie, che era un mini set che c'era in farmacia con anche due lucide labbra, solo che c'è due burro cacao, però si sono seccati tutti subito, quindi non so se era una partita difettosa. E qua dentro non mi ricordo che cosa c'era in origine, ci sono dentro tutte le medicine, un altro e degli altri burro cacao vari che tengo. Questo qua è buonissimo, che è quello della Marsiglie, l'avevo preso all'S lunga e tengo sempre tutto, perché comunque soffro di emicrania e mi piace avere dietro qualsiasi cosa, se mi vengono le misurazioni all'improvviso dietro le medicine, se mi viene mal di stomaco dietro tutto. Se una persona è logorroica, dovevate immaginarvi che la borsa era così. Poi portafoglio, io utilizzo questo di Stradivarius, siccome che mi si sta comunque rovinando, perché è già un anno, lo uso da un anno, io lo trovo comodissimo, sarebbe un portadocumenti, faccio vedere, è fatto così, che praticamente ha porta tessere da questa parte, porta tessere anche da questa, e qua lo spazio per i soldi, dove tengo dentro anche una memory in più per il telefonino, perché se mi serve, che sono in giro, voglio registrare un video, ce l'ho. E le tessere che tengo nel portafoglio sono quelle che mi capita magari di usare più spesso nei supermercati comunque di zona. Adesso voglio vedere con i saldi, voglio andare a prendere quello praticamente identico di Carpisa, se lo troverò con i saldi ancora, che da quelle immagini che ho visto io deve essere praticamente uguale, perché questo non mi dura fino all'anno prossimo ed è veramente comodo perché è stretto. Dopo vi mostro anche il perché questo mi è comodo. Allora, poi abbiamo il portamonete, sempre di Hello Kitty, ci tengo dentro, vabbè, le monete, e dopo tengo dentro questo che è il porta borsetta, ed è comodissimo perché io avevo preso uno dai cinesi, che l'avevo pagato pochissimo, dai cinesi inteso come eBay e non dai cinesi normali, perché non l'avevo trovato, però mi si era rotto subito, era carino, era sempre con dentro gli strass, però si era rotto l'anno scorso, l'avevo preso da Carpisa perché dovevamo partire per le ferie, e lasciare la borsa per terra non è che mi piaccia tanto. Poi salviettine, io ho dentro queste della Floralis, sono quelle della Lidl se non mi sbaglio, le tengo sempre con me perché comunque essendo in giro possono servire. Poi ho sempre dietro questo perché mi si spezzano ogni tanto le unghie perché sono un po' sbadata, e l'unica roba che manca è il forbicino, perché è quello che praticamente, secondo me, che taglia benissimo. Questi set qua ve li consiglio perché tagliano, che è una meraviglia, è quello che uso per tagliare, le sagomare le mie immagini, quando tipo per decorare l'agenda, per fare gli sticker. Gli ho tolto il forbicino perché comunque so le emergenze per tagliare le unghie, c'è comunque il tagliaunghie, quindi mi va benissimo. Però peccato che non c'era più la versione rosa uguale alle pochette, ma quando sono andata io ormai era finita, era rimasta questa blu. Però come qualità dei prodotti che c'è dentro è veramente buona e mi trovo benissimo. Allora, abbiamo quasi finito. In questa tasca ho dentro semplicemente delle caramelline, ho dentro questa la frutta, e dopo dentro questi che sono simili Tic Tac, e li ho presi alla Lidl perché quando davano i bollini per prendere quei peluche la frutta, che poi non ne ho avuti abbastanza, però davano i bollini e il tipo mi aveva detto che se aggiungevo tipo 20 centesimi, una cosa così, mi dava il bollino in più. No, raggiungevo forse il limite per un bollino, allora avevo preso quelle specie di Tic Tac, che comunque lì ogni tanto, quando ho mal di testa più che altro, perché con l'emicrania se mi viene forte mi serve avere dietro le caramelle, per quello che li ho sempre dietro. E dopo questo, che li ho preso dai cinesi almeno 2 anni fa, ed è comodissimo, un porta tessere, ha il bottone doppio, quindi in base a quante tessere voi mettete potete metterlo. Io lo devo mettere per forza nel primo perché il mio è pieno, se no si può mettere anche nel secondo, ormai ci starebbe anche a me nel secondo perché comunque un po' si è deformato, però l'avevo pagato forse 2 euro, ma è comodissimo, vedete, perché comunque ho le tessere di tutti i posti dove vado, io la tessera la faccio, e quindi questo è comodissimo. E questa qui è la borsa che io uso tutti i giorni, adesso ce l'ho da 2 anni, tutto sommato devo dire che ha resistito bene, perché di solito mi si spaccano subito, e questa invece in 2 anni ce l'ho ancora. Io non cambio le borse tutti i giorni, anche per il fatto che comunque al lavoro mi capita di doverla mettere un po' di qua un po' di là, quindi quelle da lavoro le preferisco scure,
E comunque anche perché mi servono che siano resistenti e che non costino una salassata, appunto perché li metto dentro tanta roba. E poi ecco, io come persona non ho l'abitudine di comprare borse care, io vado con i saldi, le prendo quella che mi piace o comunque quella che è più adatta alle mie esigenze. Ad esempio, questa è quella che uso quando tipo devo andare via, mi serve avere dentro poca roba. Questa qua l'avevo presa sempre con i saldi, anche questa è quella di Segue. Ed è comodo come zainetto perché comunque dentro ha questa tasca dietro dove ci sta dentro alla perfezione il portafoglio. Senza doverlo cambiare diventa difficile toglierlo. E dopo comunque mi ci sta dentro la bottiglietta dell'acqua, le medicine e di solito prendo sempre dietro l'astuccio e nei vari taschini li metto dentro i fazzoletti. Se mi serve li metto dentro le schede, o la maggior parte delle volte mi porto dietro solo le schede che mi servono. Ad esempio, se so che vado tipo all'Orio Center, io so che ha dentro certi tipi di negozi, quindi come ha dentro l'Iper, ad esempio, che io comunque qua in zona io l'Iper non ce l'ho, inteso non Iper come Iper Simpli, ma proprio l'Iper, quello che dicono la grande I. Io non ce l'ho, avevo fatto comunque la tessera perché ogni tanto l'Orio Center ci andiamo perché da noi è mezz'ora di strada. Quindi mi metto nel portafoglio le tessere che mi servono. Quindi questo è quello che io tengo in borsa. Questa qui è una borsa che uso solo quando vado in giro, o uso questa o quando mi serve di ancora stare più leggera, il che non vuol dire che non mi porto dietro le cose, ma che faccio lo zaino a mio marito grande, gli metto dentro tutto lui e lui lo porta. Mi prendo proprio una borsettina che è sempre di Carpisa, quelle piccoline, tipo un po' quelle da uomo, che ha giusto uno spazio per il portafoglio, ma non per questo, per quelli piccolini. Infatti ne ho uno di Victoria Frances, piccolo, di quelli a strappo, che prendo su quando devo stare leggerissima, tipo se andiamo a fare un giro a Venezia o da qualche parte che proprio non voglio avere niente di pesante perché devo tenerlo tanto. Riempio lo zaino a mio marito con il mio necessario, io mi tengo dietro di solito soltanto il telefono, l'acqua, i fazzoletti e il power bank, perché comunque mi servono sempre, perché sono sempre dietro il telefono. Quindi però le mie cose ce le ho sempre dietro, cambia solo chi le porta. Spero che il mio what's in my bag vi sia piaciuto. Ciao a tutte, alla prossima.